Buongiorno a tutti, presentiamo la visita del Presidente del Consiglio in Emirati Arabi, Qatar e Kuwait. Darei subito la parola all'Ambasciatore Varicchio, consigliere diplomatico del Presidente del Consiglio. Grazie. Come sapete, la missione che si avvia domani era inizialmente prevista per lo scorso mese di ottobre. Visita per noi estremamente importante, puntiamo a consolidare i rapporti strategici bilaterali che già oggi sono caratterizzati da collaborazioni estremamente importanti e articolate nell'ambito politico, energetico, dell'industria con un particolare focus settore della difesa, con tre paesi che possono a giusto titolo rivendicare il titolo di essere i più dinamici della regione. È un dinamismo favorito da ingenti risorse economiche e che si accompagna a ambizioni crescenti in quello che noi chiamiamo oramai il grande Medio Oriente. Gli Emirati, il Qatar e il Kuwait costituiscono paesi per noi estremamente importanti per l'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano. Hanno alti tassi di crescita che dipendono dallo sfruttamento delle risorse energetiche e da una strategia di crescente diversificazione delle rispettive economie. Dalla tradizionale filiera oil and gas, sempre più muovono un'attenzione sul settore delle costruzioni, dell'impiantistica, ma anche di produzione di nostri beni strumentali e di consumo. È molto importante sottolineare che questa visita fa seguito a quella dell'allora Presidente del Consiglio Monti nell'ottobre 2012. Vogliamo quindi dare il senso non di un interesse occasionale, episodico, ma di una presenza costante che mantiene quindi l'attenzione e il focus su un'area. E voi sapete che nel campo delle relazioni internazionali un elemento estremamente importante è proprio la continuità dei rapporti. L'occasione sarà anche quella per promuovere, quello poi ne parlerà più compiutamente il collega Fabrizio Pagani, la strategia di attrazione di investimenti che rientra sotto il cappello generale di Destinazione Italia, che oramai avete imparato a conoscere bene. La visita però ha un estremo rilievo sotto il profilo politico. In questi mesi di attività il Presidente del Consiglio ha mostrato grande e costante interesse per l'area del Medio Oriente. Ricordate la visita in Israele, nei territori, la visita in Libano, i contatti con i leader della regione. Per comprendere le dinamiche di questa regione in mutamento è estremamente per noi significativo avere contatti con questi tre paesi. La visita, quindi, contenuti politici forti e forte presenza economica. Ecco perché nelle principali tappe ci saranno occasioni di incontro con i vertici dei gruppi industriali italiani che accompagneranno le diverse tappe della visita. Brevi parole adesso sui singoli paesi. Gli Emirati sono, come sapete bene, un protagonista della regione sia dal punto di vista, diciamo, dell'interesse italiano, sia per un interesse forte nei confronti dell'Unione Europea. Per la loro specificità, noi visiteremo i due Emirati principali, quindi sia Abu Dhabi che Dubai, dove avremo incontri con i vertici politici ed economici. Ad Abu Dhabi, peraltro, nel quadro di rapporti costanti, visite frequenti, lo scorso mese di ottobre ha avuto luogo un'importante missione di sistema italiano guidata dal viceministro Calenda. Gli Emirati, assieme all'Arabia Saudita, costituiscono il partner principale del Consiglio di Cooperazione del Golfo, organismo che riunisce i paesi e che ha rapporti tradizionali con l'Unione Europea. In questo gli Emirati sono la testa di punta, sono estremamente dinamici, hanno un interesse crescente per tutta l'area. Ci sarà poi un evento specifico
che caratterizzerà la visita e sarà la firma di 9 accordi. 9 accordi in vari campi, dal settore politico a quello culturale a quello economico. Ci sarà poi un accordo specifico che per noi riveste carattere particolare. Sapete quanto il Presidente del Consiglio presti attenzione all'Expo Milano. Expo Milano ha un rapporto strategico di collaborazione con Expo Dubai. Vi sarà un accordo che i due organismi firmeranno. Il Qatar, a seguire, rappresenta un paese per noi molto importante. Negli anni lo abbiamo imparato a conoscere, negli anni scorsi tra l'altro c'è stata una visita di Stato compiuta dal Presidente Napolitano che poi ha ricevuto l'Emiro in Italia. È un paese che punta a promuovere quello che chiamiamo un umanesimo islamico. Punta molto sulla promozione della cultura, sulla promozione di un'immagine che vuole contemperare la tradizione arabo-islamica con un'apertura verso il mondo. È un paese, peraltro, che in questi anni ha avuto una politica estera molto, molto dinamica, attenzione per i rapporti con l'Egitto, con attenzione forte per gli sviluppi della situazione in Siria, con loro parleremo di queste tematiche. Sapete per voi che siete della stampa l'importanza di Al Jazeera, ospitata in Qatar, rete televisiva che ha una doppia faccia, diciamo così, quella internazionale e quella invece rivolta al mondo arabo. Direi che Al Jazeera esemplifica bene le complessità di un paese di ridotte dimensioni, ma che ha un ruolo estremamente rilevante nell'area. C'è una prospettiva che a noi interessa molto dal punto di vista anche economico, o non soltanto quella legata al dinamismo del fondo sovrano, ma anche ad un obiettivo significativo, in grado anche di attrarre, diciamo, l'attenzione dell'opinione pubblica, ed è l'organizzazione dei mondiali di calcio del 2022, appuntamento per il quale le imprese italiane sono molto presenti e che possono, in cui possono trovare grandi opportunità. Completeremo la visita nel Kuwait, che attualmente peraltro ha la presidenza del Consiglio di Cooperazione del Golfo. C'è già stato un contatto al vertice nel mese di settembre a New York, a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. In quel caso il Presidente del Consiglio aveva incontrato il Primo Ministro kuwaitiano e si erano dati appuntamento per la visita. Abbiamo interessi estremamente importanti sia dal punto di vista industriale che finanziario. Industriale, sottolineerei in particolare il settore dell'industria della difesa. Nel campo finanziario noi contiamo di stringere sempre di più i rapporti con quel paese. Quindi, come vedete, è una visita articolata, complessa, molto serrata nel ritmo, quindi certamente, insomma, anche per voi colleghi della stampa sarà una visita in cui chi avrà il piacere di seguirci dovrà scegliere molto bene i tempi per riuscire ad ottimizzare il lavoro e renderlo compatibile con gli spostamenti, ma noi crediamo che in queste giornate possano veramente stabilirsi dei risultati importanti che faranno bene sia all'economia italiana, sia, diciamo, ad un rinnovato dinamismo della politica estera italiana in un quadrante che è sempre più, diciamo, per noi ha rilevanza. Grazie. Professor Pagani, consigliere economico del Presidente del Consiglio. Grazie. L'ambasciatore Varricchio ha già sottolineato l'importanza economica di questa visita. I rapporti commerciali tra l'Italia e questi tre paesi del Golfo sono già molto intensi. Per darvi una dimensione, siamo il quinto partner del Qatar, il settimo degli Emirati e il nono del Kuwait.
Al di là dei rapporti commerciali, ancora più importanti sono gli aspetti relativi agli investimenti, sia degli investimenti outbound, quindi italiani in questi paesi, sia inbound di questi paesi in Italia. Per entrare un pochino più nei dettagli, su questi paesi sono paesi che sono impegnati in un'opera di modernizzazione, di costruzione di infrastrutture, di upgrading dei loro settori, di settori estremamente importanti che vanno da quello della sanità a quello della difesa, delle utilities e naturalmente dell'oil and gas. Qui tutte le principali grandi aziende italiane sono impegnate per le infrastrutture. Pensate che ad esempio c'è in progetto la costruzione di una importante ferrovia tra Abu Dhabi e Dubai, a Doha c'è in progetto la costruzione di altri tratti della metropolitana. E così via. Ci sono poi degli eventi faro in due di questi paesi, come ricordava l'ambasciatore, uno sono i mondiali di calcio del 2022 in Qatar e a Dubai l'Expo 2020. L'Italia ha sostenuto la candidatura di Dubai una candidatura di successo, e a questo punto ci sono anche rapporti nuovi che si stanno stringendo tra l'Expo, diciamo così, l'inizio del comitato Expo di Dubai e il nostro Expo Milano 2015. Però questi sono soltanto alcuni settori, vi sono anche altri settori meno conosciuti di presenza italiana lì, che riguardano per esempio la sanità o l'aerospazio. Per quanto riguarda invece la parte inbound, cioè gli investimenti che questi paesi compiono in Italia, qui c'è più lavoro da fare. Come sapete, il governo è impegnato attraverso Destinazione Italia all'attrazione degli investimenti stranieri, e chiaramente questi sono paesi che sono estremamente ricchi di possibilità e di capacità di investimento, hanno tra i più importanti fondi sovrani al mondo. Con alcuni di questi fondi vi sono già stati degli accordi, con per esempio il nostro fondo strategico, vi sono già Qatar in passato. Dobbiamo far sì che questi accordi diventino anche più concreti e più operativi, e ci sono settori italiani, a partire da quello delle infrastrutture ed altri, a cui stanno guardando questi fondi e i vari gruppi del Golfo, gruppi del Golfo. Io mi fermerei qui sottolineando un ultimo aspetto, che è quello naturalmente che con il processo di privatizzazione che il governo ha avviato in queste settimane, naturalmente c'è anche un interesse del Presidente del Consiglio di presentare questo processo ai partner del Golfo, perché naturalmente anche in questo caso si tratta di paesi che hanno un interesse potenziale molto molto forte. Grazie. Ok, se ci sono domande, vai. Aspetta un attimo, c'è il microfono. Marina Perna dell'Ansa, buongiorno. Una domanda per il consigliere Pagano. Volevo sapere se Pagani è loro. È la terza, se penso. Se nella tappa negli Emirati ci saranno contatti tra il presidente Letta e i vertici dei Tiad, e se ci sarà qualche sviluppo o qualche progress in questa ipotesi di trattativa. Immagino che si riferisca ai Tiad in relazione all'Italia. Questo mi dà forse l'occasione per dire due parole sull'Italia. La nostra compagnia aerea, come sapete, ha completato in dicembre l'aumento di capitale previsto in maniera di successo. C'è una nuova finanza a cui Alitalia sta accedendo, quindi la società è in grado di
di operare e di lavorare in sicurezza. Questo per noi, per il governo, è un aspetto molto, molto importante, perché come sapete il governo ha sempre dichiarato all'Italia un asset strategico per lo sviluppo del paese. Naturalmente all'Italia, per non solo operare ma per potersi sviluppare, ha bisogno di un partner internazionale, questo l'abbiamo sempre detto, l'integrazione in un sistema di network, un'integrazione più forte di quelle che oggi all'Italia ha. Vi sono, come ben sapete, dei colloqui tra l'Italia e la compagnia di Abu Dhabi Etihad. Questi colloqui sono, diciamo così, vanno avanti da qualche tempo. Naturalmente ci sono anche colloqui e incontri tra i vertici del management di Alitalia ed altre compagnie aeree, quindi le carte sul tavolo per Alitalia rimangono diversificate. In Abu Dhabi si parlerà di questo, ma come si parlerà anche di attrazione degli investimenti emiratini in Italia più in generale. Non sono previsti incontri tra il Presidente del Consiglio e i vertici di Etihad. Altre domande? Tutto chiaro? Bene. Possiamo... Domande? Andrew Frati, Bloomberg. Per quanto riguarda il passaggio inbound di capitali, ci sono settori che può indovinare in cui vorrebbe che ci fossero più flussi di capitale da lì all'Italia? C'è un interesse storico dei fondi sovrani del Golfo per i settori tradizionali del Made in Italy italiano, quindi sto parlando appunto della fashion, del design e così via. C'è un interesse per l'immobiliare, chiaramente, però io credo che bisogna aprire anche ad altri settori, e vi è un interesse da parte loro, che sono quello che noi chiamiamo il manifatturiero avanzato, no? il nuovo Made in Italy, quindi la meccanica, l'aerospazio, la farmaceutica. Vedremo e constateremo lì quanto questi interessi possono essere concretizzati nel breve periodo. Grazie. Liberatori, c'è forse qualche progetto che prevede un percorso che attragga gli studenti, cioè, nelle nostre università? In Destinazione Italia c'è in generale ci sono dei programmi e delle diciamo così, facilitazioni, per esempio in materia di visti per studenti, per attrarre studenti stranieri. Per quanto riguarda il Golfo, ci sono accordi tra i nostri centri di ricerca, a partire dal CNR, e centri di ricerca locali. Forse un dettaglio su questo. In Kuwait verrà firmato un accordo quadro di rapporti politici, economici, culturali fra i due paesi. Nella componente culturale proprio c'è un riferimento specifico all'attrazione in Italia, nelle nostre università e centri di ricerca, di studenti e ricercatori kuwaitiani. E li facciamo crescere. Io vorrei sapere se invece relativamente a CDP Reti, quindi alla privatizzazione di CDP Reti, voi avete avuto qualche segnale già concreto di interesse da parte appunto degli investitori di quell'area che diciamo o si sono già manifestati o pensate di ottenere durante questo viaggio? Guardi, su CDP Reti c'è un processo competitivo tra diversi fondi e diverse società che sta conducendo e portando avanti CDP secondo le regole di trasparenza e di competizione. Quindi questa è una cosa su cui il governo non ha particolari commenti da fare. Insomma. Okay. Grazie. Buongiorno.